Dai guys, è Mendostronato, oggi sono qui come potete vedere sulla My Pack. Siamo episodio non lo so e dovrebbe essere il secondo forse, probabilmente. Non so se caricherò un altro video perché continuo a fare le slab quando devo farmi il letto. Dunque dovrò caricare appunto il video dove appunto faccio il primo episodio, però credo che questo sarà il secondo, non lo so. Non mi sta prendendo in giro? No, davvero, non mi state prendendo in giro. Un attimo, un F3 più E. Lol. Comunque allora, cosa c'è di reloading in questo modpack? Cioè siamo sulla 1.7.10 e già questa è una bella cosa, una bella bella cosa. Poi ci sono delle mod che appunto negli altri My Pack non ce le avevo messe, tipo la Crafting Pillars, la Clockwork Face, che l'ho vista però non so come si usi. L'ho messa così a caso. Poi c'è la Hyperion Craft, che è una mod che ho visto da un youtuber che segue, quindi mi è piaciuta perché appunto non è difficile da craftare, ma non è nemmeno facile per quello che è, ecco, per craftarla. Io ho fatto un altro letto che metterò qua. Allora, cosa facciamo oggi? Oggi giusto da far vedere un po' di cose, tipo la cosa che, come potete vedere, ho preso varie cose tipo la Fire Charge, che sinceramente non sapevo che si trovasse là sopra, ma l'ho trovata là sopra. Ce l'ho quello? No, c'ho il Wolper. Appunto questa mod di Elysium ti fa trovare queste cose, pilastri, piloni di Sentry, e con sopra appunto vari oggetti. Come sentite, c'è anche un po' mal di gola, però diciamo che Aquaman, ta 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 ta, Aquaman, io mangerò un pollo. Un pollo! Ok, intanto la mia gola chiede aiuto, però vabbè. Pollo, non mi importa che sono avvelenato. Altro pollo voglio, altro. Pollo, tutto pollo. Vabbè, comunque scusate se prima non mi sentivate bene l'audio, è che non ero vicino al microfono, ero tipo dall'altra parte della stanza. Il microfono è dall'altra parte della stanza, cioè nel senso ce l'ho davanti, però ogni volta io mi tendo ad allontanarmi dal microfono, non so perché, non chiedetemelo, ma va bene. Questo è Hermist che ho trovato appunto scavando, ma vi ho tagliato tutto, tanto che la parte di scavi e cose così ve le taglierò perché appunto non vedo il perché di queste parti così. Invece queste parti qua, dove non so, ora è giusto il primo episodio, quindi vi farò vedere tutto quello che farò nel primo episodio, ma poi state tranquilli, cambierà tutto appunto perché noi farò vedere più le parti dove andrò ad esplorare e cose così, ma vi farò appunto vedere le parti un po' più tecniche che nelle altre serie in modo brutale ho proprio, cioè nel senso vi facevo vedere tutte le cose fatte bene, poi facevo le cose più noiose, cioè andare ad esplorare o scavare, cose così. Ora, questo è il primo episodio e quindi, come ho detto, era un episodio così. Io mi sono dimenticato, quindi farò una cosa del tipo kill, mi sono dimenticato dove vivevo e quindi faccio kill, faccio menu, la test di death. No, anzi, prima faccio una cosa del tipo casa. Prov, che vuol dire prov. Quindi dopo aver detto che prov vuol dire prov, io vado qui, faccio teleport to. E come vedete c'è la gravestone che nell'altra serie non c'era perché tenevo la keep inventory, quindi cacca popù. Ora invece che abbiamo scoperto questa mod fantasticavolosamente, diciamo che ho voluto più che usare un cheat, usare questo che io sto continuando. Sentite, scusatemi, ma un secondo proprio, prendo un attimo un piccone di pietra. Distruggo la cosa, butto il piccone di pietra e faccio su utility perché io voglio su utility. Bravissimo! E c'è anche la pioggia perché non mi va di tenere la pioggia, quindi tengo sempre il pulsante della pioggia. Ora non mi ricordo dov'è casa. Deletiamo questo. C'è la Ars Magica. Oh. Allora, Ars Magica che io non riesco a capire. Comunque l'Ars Magica che appunto ora mi serve. Se lo trovo, eccolo qua. Mi serve una leather che ce l'ho già, la pelle, più le gli stecchetti. Allora, c'ho questi stecchetti qua, facciamo bellissimo. Ah, ma ok, sì, ne ho fatti un po' troppi forse, ma chi se ne frega. Facciamo due bellissimi stem frame. No, facciamone solo uno perché poi la pelle magari mi serve. Quindi solo uno e ce l'ho la carta. Ovviamente no, cioè io faccio le cose senza avere la carta. Lì c'era la carta, io ovviamente cosa faccio? Non la prendo, ma perché ovvio, sono stupido. Allora, cerchiamo la carta.
le carte. Sono già 2 minuti che sto registrando, forse, boh, probabilmente. L'ho detto ad occhio proprio, non ne ho idea da quanto sto registrando. Comunque buttiamo. C'è un ragno, solo che di giorno sono bravi e quindi non gli farò niente. Credo che sia quella che ho contrassegnato con scrivendo Ars Magica. Però vabbè. Comunque allora cerchiamo. Lì c'è del certo. Certo che lo so che c'è del certus laggiù. No, non era bella come fatto. Però va bene, cioè nel senso ok. Tanto io sto tipo distruggendo la mia gola, ma chi se ne frega. Allora, tu mi fai salire perché sei una lillipad e io quando salgo dovrei averti in testa mentre salgo, perché sei leggera come una piuma e quindi cacca pupù. Comunque, allora, mi serve un'altra pelle. Possiamo fare questa cosa qui. Allora, facciamo... Scusate se oggi faccio il teleport qua, là, forse, probabilmente no. Mi spiegate il perché? Non lo capisco. Vabbè, comunque, mettiamo questo. Facciamo un bel libretto. Con 3 di questi facciamo 3 fogli, ok? Con 3 di questi facciamo un libro. E con questo... più questo nel punto dell'Ars Magica, eccola qui, più il legno che ovviamente non ho preso ma prenderò qui. Cosa così, se ci riesco. Grande. Sì, però mi dovresti dare il legno. Ok, questa cosa che esplodono le foglie mi piace assai. Allora, perché appunto non devo ogni volta andare lì a prendere le foglie. Comunque mi serve legno qua. Ovviamente io non mi lascio un po' di legno, però vabbè. E facciamo una pila di legno, 2 per 1. Come vedete, ok, 2 blocchi, un item frame, il libro, e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti! Ehi, ti è piaciuto il mio video? Se sì, lascia un mi piace, un commento, iscriviti al mio canale e se vuoi, qui troverai link utili che ti potrebbero servire. Ciao e alla prossima!